Procediamo con l'interrogazione 3235, interrogazione di attualità risposta immediata in aula sugli interventi a favore del settore della danza, a firma della consigliera Piccinini. Prego, consigliera. Grazie Presidente, portiamo oggi in quest'aula un tema di cui abbiamo già dibattuto anche in precedenza. Vogliamo tornare sulle condizioni difficilissime in cui da oltre un anno versa il mondo della danza. Condizioni che si sono aggravate con la pandemia al punto da richiedere la messa a disposizione di specifiche forme di sostegno, ma che anche nella prima, ma anche prima della pandemia presentavano reali e diffuse criticità. Vorrei richiamare, come dicevo prima, l'attenzione su recenti atti di indirizzo che sono stati approvati all'unanimità da questa Assemblea e il più recente è l'ordine del giorno 3070 che impegnava la Giunta a valutare la possibilità di interventi regionali mirati al settore con le risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili. L'altra invece è una risoluzione, la 2539, che è stata approvata anch'essa all'unanimità il 4 marzo in commissione, che impegnava la Giunta alla definizione di misure per consentire la ripartenza e la riprogettazione del settore coreutico. L'ordine del giorno quindi era concentrato sulla immediatezza, no, della situazione, quindi aiuti concreti per la contingenza. La risoluzione invece prevedeva un impegno per pensare, come dire, ad una logica di sistema, di prospettiva e di rilancio. Alla luce di ciò sono alcuni impegni che dobbiamo prenderci a fronte anche di coloro che oggi sono qui fuori, appartengono al mondo della danza e sono venuti fuori da questa assemblea a manifestare. E quindi c'è la necessità di definire misure di supporto alle scuole di danza e ai suoi professionisti, perché altrimenti questo insieme di soggetti muore. Definire un quadro normativo nuovo, quindi non solo regionale, per avere una nuova vita domani, per dare dignità al mondo della danza e consentire a questo insieme di soggetti di essere un sistema, il sistema danza appunto. Definire che cos'è una scuola di danza, al mondo a quale appartiene. Sappiamo che questo è un settore ricondotto in maniera impropria al settore sportivo. E quindi cosa serve anche per esercitare l'attività di docente? Parlo quindi della formazione, esattamente come succede in altri paesi o come per altre forme di espressività, quale è la musica. Sostenere, come dicevo, quindi la formazione e la produzione coreutica, fare in modo cioè che sia possibile per i professionisti non solo di danzare ma anche di insegnare, acquisendo i titoli necessari, e fare in modo che la danza possa essere prodotta, che cioè sia possibile svolgere spettacoli, produrre nuove coreografie e favorire la partecipazione del pubblico e la sua progressiva educazione. Quindi l'interrogazione che io oggi presento è diretta proprio a questo, a capire cioè se e come si sta evolvendo il percorso che stiamo portando avanti, previsto insomma dagli atti di indirizzo che citavo, impegni che a fianco dei sostegni necessari, che sono indispensabili, chiedevano anche, questo è un impegno che ci siamo presi noi come regione, come assemblea legislativa, di costituire un tavolo regionale attraverso la presenza di attori diversi per favorire appunto lo sviluppo del sistema danza. Quindi la risposta che oggi io qui chiedo, lo chiedo soprattutto per gli operatori del settore, che comprendono coloro che oggi sono qui fuori a manifestare, per il loro impegno e il valore che la loro arte ha dato alla nostra comunità. Tra l'altro vorrei ricordare che tra due giorni si celebrerà la Giornata Internazionale della Danza, che è stata istituita dall'UNESCO 39 anni fa, e credo che una risposta positiva a questa mia sollecitazione potrebbe rappresentare anche una testimonianza della capacità di dare un senso concreto e prospettivo di questa celebrazione. Grazie. Grazie consigliera Piccinini. Assessore Felicori. Grazie naturalmente alla consigliera Silvia Piccinini per l'attenzione che pone alle questioni della danza e lo stimolo che rivolge alla Giunta, anche direi con un certo zelo che è ammirevole. La risoluzione dell'Assemblea legislativa impegnava Giunta ed Assemblea su tre punti.
sollecitare il Governo e il Parlamento per una normativa statale corrispondente alle necessità del settore coreutico. A riguardo la risposta che do alla consigliera Piccinini, che ho scritto personalmente al Ministro della Cultura Dario Franceschini, inviando sia la risoluzione sia l'ordine del giorno 3070. Le modalità del sollecito al Parlamento sono state poste anche all'attenzione della Presidente Emma Petitti. Questo convenimmo quando discutemmo sul fatto che una riforma legislativa nazionale fosse la madre di tutte le possibili soluzioni, e quindi abbiamo cominciato con il Ministro, naturalmente, e adesso in accordo con l'Assemblea legislativa cercheremo di sollecitare direttamente i Presidenti delle Commissioni del Parlamento. In occasione dell'incontro fra gli assessori regionali alla cultura e il Ministro Franceschini, le Regioni hanno anche ribadito la richiesta di essere coinvolte nel percorso di riforma dello spettacolo dal vivo. Gli assessori hanno anche chiesto di far parte del gruppo di lavoro sul disegno di legge in materia di spettacolo, previsto in attuazione della manovra di bilancio 2020-22 in materia di spettacolo, con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori del settore. Lei sa come la riforma legislativa è anche fondamentale per dare finalmente al mondo del lavoro, dello spettacolo, molto afflitto da elementi di saltuarietà e di precarietà, dare una normativa, diciamo, che prima ancora della tutela sindacale sia una tutela di legge. Devo dire, e questo rende un po' complicato, almeno al momento, il percorso che abbiamo cercato di avviare, che il capo di gabinetto del Ministro ha espresso perplessità sul coinvolgimento delle Regioni, in quanto ritiene che la materia sia di esclusiva competenza statale, ma io ritengo che, quando anche fosse di esclusiva materia statale, nulla vieta allo Stato di consultare le Regioni. Però la consigliera Piccinini è abbastanza esperta da sapere come queste dialettiche fanno anche perdere un po' di tempo. Il secondo punto su cui eravamo impegnati era l'insediamento di un tavolo regionale, e posso promettere che entro la fine di maggio questo tavolo sarà costituito di intesa con la Presidenza dell'Assemblea legislativa. Il terzo impegno è definire misure per consentire la ripartenza e la riprogettazione del settore. La consigliera sa di tutti i limiti che noi abbiamo, perché noi agiamo in un regime in cui sia le norme di sicurezza, quindi aperture e chiusure, e sia le possibilità di intervento economico sono regolate a livello statale. Ciò detto, la Giunta regionale, con delibera adottata il 19 aprile, ha inserito le scuole di danza fra le imprese culturali maggiormente colpite dalle misure di contenimento della pandemia in atto, a cui saranno destinati ristori complessivi pari a 1.360.000 euro. Quindi, al di là delle quantità che al momento non so dire, però c'è in questo provvedimento un riconoscimento delle scuole di danza come parte del mondo delle imprese culturali e creative. È un riconoscimento piccolo, se si vuole, ma in realtà molto importante come preludio al grande percorso. Devo poi coinvolgere la consigliera e anche l'Assemblea legislativa su anche ragionamenti nuovi che si stanno aprendo e che ho aperto proprio di recente dialogando con le scuole di musica in un grande incontro che abbiamo fatto con tutte le scuole di musica della Regione. Diciamo che il modello scuole di musica potrebbe essere un modello anche per il mondo della danza, perché dal punto di vista normativo, dell'impegno della Regione, dei finanziamenti, da ogni punto di vista il mondo della musica è molto più avanti del mondo della danza, quindi è un percorso in un certo senso da copiare, volendo, e comunque ci incoraggia, visto che sarebbe ben difficile stabilire che la musica è più importante della danza in sede artistica e culturale. Quindi
diciamo che quello è un modello, ma anche quel modello secondo me può essere perfezionato. La strada nuova che si è aperta negli ultimi anni per la legislazione culturale è quella che permette ai cittadini attraverso la leva fiscale di finanziare direttamente le realtà. Il vecchio modello com'è? Il cittadino paga le tasse, le istituzioni con questi denari provvedono a sostenere la cultura quando giusto dal punto di vista dell'interesse pubblico. Con l'art bonus e altri provvedimenti si è anche aperta la strada perché i cittadini possano direttamente defiscalizzare le spese che fanno in campo culturale. Ecco che ho aperto per le scuole di musica, ma vale anche per la danza. Sarebbe bello arrivare presto a un momento in cui i costi che le persone hanno per iscriversi alle scuole di danza, alle scuole di musica, ma anche per entrare in un museo, ma anche per fare l'abbonamento in un teatro d'opera, questi costi fossero defiscalizzabili, diciamo, se accettate la battuta, come farmaci dello spirito. Ecco, così come si defiscalizzano le spese di medicina, anche le spese culturali. Queste sono prospettive nuove in cui, se venisse dall'Assemblea legislativa anche una spinta anche in questa chiave, a me farebbe piacere, perché sono temi nuovi e interessanti. Mi scuso con la Presidente, che so che mi stava per sgridare, ma no. Mi ha cortesemente dato gli ultimi minuti. Grazie. Sì, è un tema che, come ha ricordato, abbiamo già come Assemblea sollevato. Grazie. Consigliera Piccinini. Grazie Presidente. Io ringrazio l'Assessore Fericori. Diciamo che gli spunti sono tanti e apprezzo soprattutto la concretezza e anche la disponibilità ad aprire orizzonti nuovi. Devo dire che riconosco che non è da tutti. Questo, come sappiamo, è un settore frammentato, complesso, e è un settore forse anche meno visibile rispetto ad altri, ma che comunque ci chiede risposte. Sono attività imprenditoriali anche le scuole di danza, anche se forse si fa fatica a riconoscerlo. Apprezzo il fatto di avere chiesto anche un'interlocuzione a livello nazionale, perché è lì che ovviamente bisogna interloquire, bisogna intervenire. Mi dispiace che ci sia stata questa chiusura da parte del ministro Franceschini. Ritengo che sia questa un'occasione persa se non collaboriamo, se il sistema centrale non collabora con le regioni. A maggior ragione se qui vogliamo seriamente iniziare un percorso di ascolto verso tutti questi soggetti che fanno parte di questo sistema e di questo settore, dai quali possono arrivare spunti, sollecitazioni, prospettive nuove. A maggior ragione appunto ci vorrebbe collaborazione a tutti i livelli. Noi qui facciamo il nostro. La disponibilità mia, ma insomma anche dell'Assemblea legislativa, c'è assolutamente. C'è tanto da fare, è bene che si prenda come riferimento anche il settore della musica. Noi è da qui che siamo partiti per presentare un progetto di legge che poi ha dato il via a tutte queste iniziative che hanno trovato l'accoglimento anche in questa Assemblea. Io non posso fare altro che ribadire la disponibilità come gruppo politico a lavorare, anche a sondare, come si diceva prima, prospettive nuove, con il supporto e l'aiuto degli operatori che lavorano all'interno di questo settore. Quindi io, Assessore, la ringrazio, augurandomi insomma che ci possa essere una proficua collaborazione. Grazie.